SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Il Movimento 5 Stelle correrà le regionali di gennaio 2020 e la decisione è stata presa dai militanti che hanno votato sulla piattaforma Rousseau sconfessando la linea del partito. E in merito alla decisione dei pentastellati, il presidente regionale Stefano Bonaccini ha commentato: «Si prendano le loro responsabilità, noi siamo aperti alla discussione». 14 misure cautelari emesse per l'ipotesi di ricettazione e riciclaggio è il bilancio dell'operazione Centauro, conclusa dai carabinieri di Riccione nelle province di Rimini, Milano e Como. L'associazione delinquere era finalizzata alla commissione di furti di motociclette di grossa cilindrata e al riciclaggio dei pezzi di ricambio destinati al mercato parallelo. Era atteso da oltre 10 anni ed è arrivato il bando per la progettazione del hub portuale di Ravenna. Lavori che dovrebbero cambiare il volto dello scalo bizantino. Approfondimento dei fondali e ampliamento degli spazi logistici tra le opere in primo piano che dovrebbero essere realizzate entro il 2024. La città di Rimini ha dedicato una giornata al ricordo dei fatti della Uno Bianca, la banda che negli anni 90 causò la morte di 24 persone tra forze di polizia ma anche tanta gente comune che aveva la sola colpa di trovarsi in zona quando la banda, guidata dai fratelli Savi, usciva in missione. Dare forza strutturale ad un ecosistema sviluppatosi attorno al sapere informatico del territorio. Con questa finalità aziende e università si avviano l'inaugurazione a Cesena del distretto di informatica romagnolo. Volley, la Consal Ravenna compie l'impresa imponendo a Civitanova il primo tie break della propria stagione. Al Pala d'Andrea la squadra di Bonitta va sotto di 2-7, ma poi risale la corrente cedendo solo al quinto parziale. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti, bentornati alla nostra informazione serale. In apertura parliamo di politica. Il Movimento 5 Stelle correrà le regionali di gennaio 2020. A deciderli i militanti che ieri dalle 12 alle 20 hanno votato sulla piattaforma Rousseau, sconfessando quella che era la linea dei big del partito. Sentiamo. Un malcontento sfociato in un palese voto di sfiducia della base pentastellata emiliano-romagnola ai vertici del partito. Contro ogni previsione, il voto sulla piattaforma Rousseau ha decretato che il Movimento 5 Stelle correrà alle regionali del 26 gennaio. E questo nonostante un quesito decisamente fuorviante che chiedeva se il Movimento dovesse osservare una pausa fino a marzo per preparare gli stati generali, evitando di partecipare alle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria. Insomma, bisognava votare no per dire sì al voto, e sì, per dire di no. Alla fine il 70,6% degli elettori, pari a 19.248 iscritti, ha chiesto di correre e il 29,4%, ovvero 8.025 attivisti, ha risposto sì. Risultato, i 5 Stelle si presenteranno e i leader del movimento sono decisamente in crisi nera. Luigi Di Maio non ha mai nascosto di preferire la pausa elettorale, così come il ministro Vincenzo Spadafora e il bolognese Massimo Bugani, soprattutto per evitare un altro ruzzolone dopo il pessimo risultato in Umbria, che indebolirebbe ancora di più il movimento e i suoi rapporti con il PD al governo. Ma la base, a sorpresa, non ha confermato la linea dei big, portando in superficie un malcontento che da mesi serpeggiava. E se Bugani e Di Maio ne escono con le ossa rotte, a gioire sono i pentastellati emiliano-romagnoli, che per tutta la giornata di ieri hanno condiviso sui social appelli a votare per correre alle regionali. Anche se in ritardo adesso si può realmente partire, aprendo meccanismi di selezione dei nostri candidati per le elezioni del 26 gennaio 2020, si legge sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle Emilia Romagna. Quella che abbiamo davanti sarà una sfida difficile e in salita, ma avremo la forza necessaria per affrontarla con la passione e l'impegno di sempre. A
urne chiuse, Di Maio ha subito precisato che i grillini correranno da soli e che gli stati generali non hanno urgenza, un modo per rinviare ben oltre la primavera ogni resa dei conti interna. Ma in Emilia-Romagna il rinvio non pare affatto gradito. Gli stati generali saranno un momento importante di riflessione per aiutare il movimento a crescere, si legge ancora sulla pagina dei pentastellati emiliano-romagnoli, che promettono di offrire il loro contributo. E ci sono altri aggiornamenti che andiamo a leggere sul nostro portale TR24. La nostra campagna elettorale senza alleanze coi partiti partirà lunedì e terrà conto della grande voglia di partecipazione dei nostri territori che è stata espressa ieri ma che abbiamo anche raccolto nei tanti incontri che abbiamo portato avanti nelle ultime settimane. Adesso è arrivato il momento di rimboccarci le maniche e di lavorare a testa bassa per far raggiungere il miglior risultato possibile al movimento anche in questa tornata elettorale. Lo ha dichiarato il capogruppo del Movimento 5 Stelle Regione Emilia-Romagna, Andrea Bertani, che questa mattina ha partecipato alla riunione operativa con il capo politico Luigi Di Maio in vista delle elezioni del 26 gennaio. Già a partire dai prossimi giorni gli attivisti del movimento avranno la possibilità di proporre solo la propria candidatura. Così come fu per le elezioni del 2014, il nome del candidato presidente sarà poi scelto dagli stessi attivisti tra le candidature che avranno ottenuto più voti. E in merito alla decisione del Movimento 5 Stelle di correre per le elezioni regionali, andiamo a vedere qual è stato il commento di Stefano Bonaccini, intervistato questa mattina a Ravenna. Senta, il voto della piattaforma Rousseau è una buona notizia o è una cattiva notizia per voi? Guardi, io non mi sono mai permesso di dire ai 5 Stelle cosa dovessero fare. Credo che la competizione, tutti sappiano, sarà tra Bonaccini e Borgonzoni, cioè il presidente di questa regione diventeremo o io o lei, e io sono convinto che noi abbiamo straordinarie chance di vittoria. Il Movimento 5 Stelle, ho sempre detto, faccia una riflessione se vuole prendersi eventuali responsabilità di governo, visto che non governi nessuna delle 20 regioni italiane, e se non vuol rischiare di rimanere residuale, ma grande rispetto per le scelte che fanno e faranno. Per quanto mi riguarda, ho sempre detto, porta aperta al dialogo sui programmi, non credo ad accordi per battere gli avversari che sono presi in giro ai cittadini. Ma se volessero discutere di programmi, come avete visto in questi ultimi mesi, molte delle cose che abbiamo fatto le abbiamo persino condivise insieme. Passiamo ora alla cronaca, parliamo della polizia locale di Rimini che ha messo i sigilli questa mattina all'albergo abbandonato Villa Umbroso di San Giuliano. Come vediamo in queste immagini, gli agenti hanno perquisito la struttura con l'ausilio dei cani. Soli pochi giorni fa una quarantenne toscana era stata sequestrata in una di quelle stanze da un 26enne tunisino che aveva conosciuto su internet. La donna era poi riuscita a scappare chiedendo aiuto. Lo straniero invece è tuttora agli arresti con l'accusa di sequestro di persone e violenza privata. Poche settimane fa poi gli agenti avevano trovato nella struttura diversi occupanti abusivi, tra cui una donna incinta, ed erano stati diffidati a lasciare gli spazi occupati illecitamente. Questa mattina la donna è stata trovata ancora nella struttura e al curatore fallimentare di Villa Umbrosa è stato affidato il compito di mettere in sicurezza i varchi d'accesso dell'ex residenza alberghiera. I carabinieri di Riccione sono riusciti ad incastrare una banda di 14 uomini, 3 riminesi e 11 sinti, responsabili del furto di diverse moto Ducati nell'estate scorsa durante alcune manifestazioni ospitate in Riviera. Sentiamo tutti i dettagli. 8 arresti, di cui 1 in carcere, 7 ai domiciliari e 6 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. È il bilancio dell'operazione Centauro che ha permesso di sgominare la banda delle Ducati, incastrata dai carabinieri di Riccione nelle province di Rimini, Milano e Como. I provvedimenti cautelari sono scattati nei confronti di 14 persone, 2 riminesi e un riccionese, proprietari dei garage dove sono stati trovati mezzi rubati, smontati e pronti per essere venduti nel mercato della provincia di Milano, più 11 sinti. Tutti sono ritenuti far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti di motociclette di grossa cilindrata, nonché alla ricettazione e al riciclaggio di pezzi di ricambio. 4 degli indagati sono stati colti in flagranza. L'indagine avviata al termine del giugno 2018, denominata Centauro, ha consentito di disarticolare un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di motociclette e alla loro ricettazione e al loro riciclaggio. In particolare parliamo di almeno una decina di episodi documentati di furti avvenuti tra Rimini e Riccione. Parliamo di motociclette di grosso valore, in particolar modo si trattava di moto a marchio Ducati, quindi possiamo ben comprendere il danno causato ai proprietari era effettivamente molto ingente.
Torniamo al nostro portale TR24 e andiamo a Imola. Dopo i primi accertamenti svolti all'ospedale maggiore di Bologna, dove è stato ricoverato nella notte tra domenica e lunedì, il ragazzo genovese di 12 anni, colpito al collo da un trigone mentre faceva il bagno in Costa Rica, è stato trasferito a Imola per iniziare la riabilitazione al Monte Catone Rehabilitation Institute, struttura specializzata che accoglie pazienti con lesione midollare o grave cerebrolesione. Il giovane paziente, che ha raggiunto l'Italia a bordo di un volo umanitario insieme alla famiglia, è stato punto al collo dal pesce, che nella coda ha una culea osseo simile ad un ferro da calza, riportando un trauma midollare all'altezza della sesta vertebra cervicale che gli ha impedito di muovere gli arti inferiori. I medici del maggiore hanno deciso di non procedere con un intervento chirurgico, puntando invece sulla riabilitazione. Sin dai primi accertamenti il 12enne era stato giudicato in buone condizioni e le equipe mediche avevano dichiarato che sarebbe stato possibile giudicare il recupero in 12 mesi. Durante il trasferimento, ha spiegato Rita Capirossi, responsabile facente funzione dell'unità spinale della struttura di Monte Catone, non è stato ravvisato alcun problema clinico. Al momento il ragazzo presenta un quadro di tetraplagia incompleta con prevalente interessamento degli arti inferiori. Nonostante tutto, appare fortemente motivato a iniziare il percorso riabilitativo. Oltre un decennio di attesa, ma ora finalmente il porto di Ravenna vede la luce. Un grande progetto presentato in mattinata alla presenza delle autorità amministrative e politiche. Vediamo com'è andata. Un traguardo storico, così Daniele Rossi, presidente dell'autorità portuale di Ravenna, ha annunciato il bando di gara dell'app portuale, un progetto che dovrebbe essere realizzato, stando alle previsioni, nel 2024. Da oltre un decennio la città aspettava l'avvio dei lavori che dovrebbero cambiare radicalmente lo sviluppo portuale della città. Tra le opere principali l'approfondimento dei fondali e l'ampliamento degli spazi logistici. Il bando è stato pubblicato ieri, oggi lo annunciamo, c'è tempo per la presentazione delle offerte sino a metà febbraio, quindi tempi direi molto stretti per un bando di questa complessità, per un progetto così anche difficile, però confidiamo sul fatto che da molto tempo che se ne parla, quindi ci sono sicuramente, credo, che le aziende che intendono partecipare si siano già preparate ad affrontare questo bando. Insomma, confidiamo di ricevere nei tempi giusti le offerte, dopodiché ci saranno le procedure di gara, la redazione del contratto con il general contractor che si aggiudicherà il bando. Prevediamo ragionevolmente che entro il mese di giugno dell'anno prossimo di concludere tutta la procedura e subito dopo di cominciare a lavorare. E da Ravenna ci spostiamo a Rimini, dove ieri si è tenuta una giornata dedicata al ricordo dei fatti della Uno Bianca, la banda che imperversò in regione per tutti gli anni 90 causando decine di morti. I principali artefici, i fratelli Savi, si trovano ora in carcere e hanno chiesto di accedere a misure di detenzione alternative. I familiari delle vittime però non ci stanno. 103 azioni criminali, soprattutto rapine a mano armata, 102 persone ferite e 24 morti. Tra questi carabinieri e poliziotti, ma anche tanta gente comune che aveva la sola colpa di trovarsi da quelle parti quando la banda usciva in missione. Parliamo della banda della Uno Bianca che tra il 1987 e il 1994 seminò il terrore in tutta l'Emilia Romagna, in particolare nelle province di Bologna, Cesena e Rimini. E proprio qui si è deciso di tenere una giornata dedicata alla memoria di quei tragici eventi, a 25 anni dall'arresto dei fratelli Savi, Roberto, Fabio e Alberto, che costituivano l'anima della banda, tutti condannati all'ergastolo. A raccontare come sono andate le cose c'è stato prima di tutto il pubblico ministero Daniele Paci, che coordinò le indagini e che giovedì mattina ha incontrato i giovani studenti delle scuole superiori. La sera è stato poi organizzato un grande incontro al Teatro degli Atti. Qui ad alternarsi nel racconto sono stati il sindaco di Rimini Andrea Agnassi, Walter Veltroni e Carlo Lucarelli, che all'epoca seguiva i fatti in qualità di giornalista in una Bologna sconvolta dalle azioni dei fratelli Savi. Preistoria per molti giovani che ascoltavano, ma ricordo vivissimo per i familiari delle vittime. Tra questi Rossana Zecchi, moglie di Primo Zecchi, ucciso durante una rapina perché ha cercato di prendere la targa dell'auto usata per la fuga. Lo facevamo solo per i soldi, hanno sempre detto i Savi, una tesi mai accettata. Perché è impossibile, la sera che hanno ucciso mio marito loro hanno preso 600.000 lire, perché erano le lire allora, era nel 90, perciò non credo che loro facessero solamente per soldi, loro l'hanno detto in tribunale, ma io non ci credo. Si parla di, dopo 25 anni dall'arresto, di delle possibili pene alternative per i fratelli Savi. Voi cosa ne pensate? Pensiamo che non è giusto, perché i nostri morti sono là e non possono più tornare. Loro ci hanno fatto vivere un incubo per 7 anni e mezzo e anche dopo che avevano ucciso i nostri cari.
E continuiamo a parlare di detenzione, perché in Italia 3 detenuti su 4 commettono nuovamente un reato una volta fuori dal carcere. Il tasso di recidiva precipita se durante la detenzione il condannato studia o lavora, sconta misure alternative. Ne abbiamo allora parlato nei nostri studi. Sentiamo cosa è emerso. Attualmente in Italia il tasso di recidiva per i detenuti delle nostre carceri è attorno al 70%, cioè sostanzialmente quando escono dal carcere circa 3 su 4 commettono di nuovo crimini, mentre questo tasso precipita attorno al 15-20% se il condannato sconta una pena alternativa o ad esempio se frequenta una realtà come la comunità educante con i carcerati dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, perché è così efficace scontare delle misure alternative al carcere? È semplice, perché nelle comunità noi accompagniamo le persone tenendole per mano, aiutandole a guardarsi dentro, e cioè a visitare le proprie ferite, e insieme, attraverso incontri personali di gruppo, li accompagniamo verso una vera liberazione, che è quella dalle proprie catene. Franco Di Nunci, dal carcere alla comunità, è più difficile la vita nel carcere o nella comunità educante? Ma è assolutamente più difficile quella vita, quindi quella della comunità, che ti mette a confronto con te stesso. Quindi il riscoprire, il conoscere, il toccare con mano la bruttura che si è stati. E la crescita è difficile sempre. Si cade, ci si sbucciano le ginocchia e poi bisogna avere la forza e qualcuno che ti aiuta per rialzarti. I fenomeni delle false cooperative al centro dei lavori della Commissione Speciale di Ricerca istituita in Regione. Vediamo allora quali sono i dati. Da febbraio 2018 si è istituita, formata questa commissione per studiare un fenomeno che in Emilia-Romagna è molto presente, quello delle COP spurie. Oggi presentate la relazione, la prima relazione conclusiva, quali sono i risultati? Allora, i risultati sono stati, credo, importanti, perché non ci siamo fermati soltanto a fare un'analisi storica, giuridica e della situazione, ma abbiamo provato a caricarci anche la possibilità di fare una proposta. Quali sono alcuni indicatori? Ne dico soltanto alcuni. La presenza sindacale, l'iscrizione alle centrali cooperative, ma anche quantitativi. Ad esempio il tasso di indebitamento, il versamento o no delle quote del capitale sociale, la presenza ad esempio di amministratori che hanno, che sono presenti in più cooperative della stessa codice attività, che si spostano da una cooperativa all'altra. Visto che noi questa cosa la riusciamo a mappare con le informazioni, queste possono essere altri elementi. Le sedi sociali delle cooperative, tutte in un solo indirizzo. Questo è un altro elemento, che da solo non significa niente, ma messi insieme a tutti gli altri possono essere informazioni utili. La revisione, qual è la data in quale viene fatta la revisione, se vengono rispettate le revisioni biennali, se viene depositata la dichiarazione dei redditi, se viene depositato il bilancio, quante assemblee sociali della cooperativa vengono fatte nel capo di un anno e qual è il tasso di partecipazione sulle stesse, perché uno degli elementi della falsa cooperazione è il mancato rispetto della democrazia all'interno della cooperazione. Nasce da un'analisi che testimonia come sul territorio romagnolo ci siano diverse aziende che operano in ambito informatico, ma anche dalla volontà di mettere in rete queste realtà con gli studenti e il territorio. A Cesena inaugurerà tra qualche giorno il distretto di informatica romagnolo. Il servizio si propone di dare forza strutturale ad un ecosistema sviluppatosi attorno al sapere informatico del territorio romagnolo, nato soprattutto dalla presenza dell'Università di Bologna e del corso di laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche. Su iniziativa di alcune aziende del territorio, professori e Serinar, si avvia la costituzione a Cesena del distretto dell'informatica romagnolo. Nasce proprio come una iniziativa comunitaria, a partire da un gruppo di persone che poi operano in settori diversi, e quindi nel mondo dell'università, delle scuole, e con l'obiettivo proprio di creare un distretto dell'informatica su questo territorio che metta in relazione un po' tutti gli attori che hanno a che fare con l'informatica su questo territorio.
L'obiettivo è quello di creare una rete di relazioni attraverso la realizzazione di incontri e iniziative per valorizzare le aziende locali e trattenere sul territorio i neolaureati informatici. Nasce questo distretto con, diciamo, con il patrocinio del campus, del nuovo campus universitario qui a Cesena, proprio con l'idea di riuscire a fare delle iniziative e delle azioni e dei progetti a vantaggio degli studenti, delle imprese, innanzitutto un'aggregazione di imprese, quindi le imprese software house che operano sul territorio romagnolo. Faenza, un controllo dei carabinieri all'interno di diversi mercatini delle pulci locali ha permesso di rintracciare merce rubata al Decathlon per un valore di 20.000 euro. Deferiti per ricettazione un 49enne rumeno che ha consegnato la merce al mercatino e i titolari dei mercatini stessi. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Rimini è stato arrestato questa notte grazie alla collaborazione tra Start Romagna e le forze dell'ordine, l'autore di una serie di furti che hanno interessato per diverse notti le mettitrici presenti sui mezzi nel deposito. Oltre al danno economico, l'azienda aveva registrato anche un danno materiale alla strumentazione dei propri mezzi. Emilia-Romagna, ERA informa che venerdì 29 novembre potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi in seguito ad uno sciopero generale nazionale proclamato da un'organizzazione sindacale non confederale e articolato su tutta la giornata. ERA ricorda che saranno garantite le prestazioni minime. Rimini si svolgerà martedì 26 novembre dalle 15.30 alle 19 all'aeroporto Fellini, un'esercitazione con simulazione di incidente aereo al fine di verificare l'efficacia del piano di emergenza aeroportuale. Diversi soggetti coinvolti nelle operazioni, oltre a 150 figuranti e 150 tra operatori della sicurezza, soccorritori e staff dell'aeroporto. Cedo ora la linea ad Andrea Zanzi per il TG Sport. A te Andrea. Grazie Romina e bentrovati su TR24 Sport. Parliamo di volley perché con una prova di grande intensità la Consar Ravenna rimonta 2-7 contro Civitanova, incamerando un punto che vale come una vittoria nel posticipo della settima giornata di Superlega. Vediamo. La prestazione più indimenticabile nella sfida più difficile, quella ai campioni di tutto di Civitanova. La Consar incassa un punto d'oro, costringendo i marchigiani al tiebreak dopo 133 minuti di autentica passione. Si gioca sul filo dell'equilibrio già nel corso del primo parziale, con Ravenna abile a impedire la fuga degli ospiti e ad annullare anche un set ball prima di arrendersi a quota 22. L'inerzia passa tutta dalla parte di Civitanova che allunga nel secondo set, ma incassa ancora la rimonta giallorossa, quella che porta ad un altro finale punto a punto. Questa volta sono due le palle set annullate dalla Consar prima che Gafur non trovi la schiacciata del 26-24 Civitanova. Non è finita però. Ravenna vola letteralmente nella terza frazione, con un Vernon Evans scatenato per chiudere a 18 e poi impatta nel quarto sull'errore di Leal al servizio per aggiudicarsi il parziale sul 25-22. Nel quinto set è però la classe superiore di Civitanova a fare la differenza e la partita si chiude al secondo match point sull'errore in battuta di Lavia. Ravenna può comunque festeggiare un'impresa eccezionale che gli consente di salire a 7 punti nella classifica di Superlega. Giocherà invece in trasferta l'elettromeccanica Angelini Cesena. Le bianconere sono attese domani a Trevi per la sesta giornata del campionato di Serie B1 femminile. L'obiettivo è quello di cercare subito il riscatto dopo la sconfitta contro Perugia e mantenere la posizione nella zona playoff. Seconda partita casalinga consecutiva invece per l'energia fluida Cesena. I bianconeri con la grande vittoria contro Monteluce Perugia hanno portato a casa i primi punti in ottica salvezza.
Ma parliamo anche di calcio, perché è giunta al termine la tournée romagnola della nazionale Under 19, che chiude dunque prima nelle qualificazioni ad Euro 2020. Protagonista indiscusso il gioiellino dell'Inter, Sebastiano Esposito. Sentiamo. Si è concluso il cammino della nazionale italiana Under 19 nelle qualificazioni dell'Europeo 2020. L'Italia ne vince 3 su 3 e mette a segno 2 reti nella gara d'esordio contro Malta, altre 2 a Cipro e rifila 3 gol per ultimo alla Slovacchia, che permettono ai ragazzi di Mister Bollini di qualificarsi alla fase elite da primi nel girone. 7 i gol fatti, 0 quelli subiti, ma soprattutto tanto spettacolo registrato sui campi di Misano Adriatico, Sant'Arcangelo e Cattolica. In campo, tanti gioiellini delle società di Serie A, che sempre più spesso appaiono su quotidiani nazionali e in televisione, da Sebastiano Esposito dell'Inter ad Alessio Riccardi della Roma, passando per Salcedo della Verona e Fagioli della Juventus. Per questa edizione si ricorderanno sicuramente i nomi di Riccardi ed Esposito, che hanno deciso tutte e 3 le gare disputate, 4 le reti in 3 partite per Riccardi, mentre 2 i gol messi a segno da Esposito, scoperta sempre più interessante dell'Inter. Sì, siamo contentissimi perché non ci siamo accontentati, abbiamo dimostrato una grande forza, una grande voglia di vincere e possiamo ambire in alto, quindi dobbiamo dimostrare la nostra forza, dobbiamo dimostrare che non ci si accontenta, l'abbiamo fatto con una bella vittoria. Ecco, adesso l'obiettivo il prossimo anno nella fase elite quale sarà? Sicuro non abbiamo paura di nessuno, abbiamo rispetto di tutti, paura di nessuno, quindi ce la giocheremo con tutti e noi andiamo a vincere, quindi, perché di sicuro chi vince viene ricordato, chi non vince no. È tutto allora per questa edizione, vi ringrazio per essere stati qui con noi, arrivederci. Grazie a te Andrea, noi proseguiamo andando a vedere insieme le previsioni meteo per domani. Buonasera a tutti i telespettatori di Rai24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Nelle prossime ore l'avvicinamento di una nuova perturbazione che interesserà soprattutto il nord-ovest del nord Italia vedrà l'interessamento parziale della nostra regione, parziale perché interesserà prettamente i settori occidentali dell'Emilia. La giornata di sabato quindi inizierà con molta nuvolosità sull'Emilia, precipitazioni deboli sul Piacentino Parmense e l'Appennino Reggiano Modenese, che tenderanno a diminuire nel corso del pomeriggio quando le schiarite diventeranno maggiori sulle pianure centro-orientali, per poi aumentare queste precipitazioni tra la sera e la notte, ancora una volta sui settori occidentali dell'Appennino emiliano. La ventilazione aumenterà da sud-ovest sull'Appennino, da sud-est sulla costa e il mare diventerà mosso entro la serata. Le temperature saranno sopra la media del periodo, minime comprese tra 7 e 11 gradi, massime tra 12 e più 16 gradi. La giornata di domenica inizierà con molta nuvolosità, qualche debole precipitazione, poi queste aumenteranno nel corso del pomeriggio, questa volta provenienti da nord-nord-est e si addosseranno verso l'Appennino. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi una splendida serata. È tutto anche per noi, ma come sempre vi ricordo che i nostri servizi e le nostre notizie potrete rivederle sul nostro portale TR24 continuamente aggiornato. L'informazione invece torna domani mattina in diretta alle 7:15 con la rassegna stampa. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.